basta che c'è posta. Nella fila del bancarottiere. Basta che c'è posta. Vai. A tree per tutti, va ora in onda, c'è posto per tre. A tre per tutti, va ora in onda, c'è posto per tre. A tre per tutti, va ora in onda, c'è posto per tre. A tre per tutti, va ora in onda, c'è posto per tre. Bene, siamo arrivati al momento di c'è posta per tre, anzi oggi c'è posta per due, non per tre, perché no, il Claudio Giustarello, Giustarello, a casa Malatello. Poverello. Bene, vicino all'alberello, facciamo tutte le rime con Ello. Attenzione che stiamo andando. E si sta toccando il... ecco, allora, praticamente, caro Alex... Partiamo da caro Alex. Sì, caro Alex. Ti scrivo perché sono un uomo che cerca di capire le donne e non ci riesce. Un po' lo stesso problema tuo. Sì. Mi chiamo Alcibiade. È un tuo amico questo qui. Ho 36 anni. Un giovane uomo. Alcibiade. Ho 36 anni. Vivo a Camorta. Una ridente, mica tanto, frazione del più famoso comune di Tristone. Quindi proprio partiamo bene. Dopo una lunga convivenza sono tornato da qualche mese ad essere single. La mia ex compagna mal sopportava i bagordi e le feste che organizzavamo in paese, io e il mio gruppo di amici ottantenni. Quindi si può immaginare che bagordi. Bene, sto cercando di rifarmi una vita accanto ad un'altra donna, ma sembra davvero molto difficile. Te credo. I tre appuntamenti che sono riuscito a racimolare con donne della zona, under 60, si sono rivelati poco edificanti. Under 60. Pur invitandole a cena, mi sono ritrovato praticamente a parlare da solo. Da parte loro un silenzio quasi tombale ed io che non riuscivo a capire se dovuto a timidezza, a disinteresse o al fatto che non capissero l'italiano. Bene, ho cercato di reagire, cercando di farle divertire, battute, barzellette, giochi di prestigio, con il tovagliolo, le posate, insomma, mi sono inventato di tutto, ma niente, niente, non è successo niente. Pensa che con l'ultima signora ero talmente esasperato che a fine cena le ho sferrato un discreto calcetto sullo stinco per vedere se avesse dei problemi di mutismo, ma non li aveva e mi ha risposto con una bottigliata sulla testa. Ah, una bella carino, scena bello, finita bene. Bello, una... Sono disperato. Insomma, troverò la mia anima gemella parlante? Alcibiade. Allora, Alcibiade. Che dobbiamo... Alcibiade. Intanto, caro Alcibiade, dovresti cambiare le frequentazioni, perché evidentemente se... Ma uno che vive a Camorta, che è una frazione del paese di Tristone, cosa ti aspetti? Ho capito, Samba Carnaval. Ho capito, ma deve cambiare luoghi lì, deve andare via. Cioè qui, io 36 anni, ha avuto appuntamenti con le donne della zona under 60. Allora, secondo me lui dovrebbe fare una cosa di questo. Tre cose deve fare. A. Cambiare la residenza da dov'è Camorta? Il paese si chiama Tristone. Tristone, la frazione Camorta. Camorta. Ecco, da lì dovrebbe cambiare, gli do io le due nuove località. Bene. Lui dovrebbe andare prima di tutto, subito, passare dal via, a Lecco. A Lecco. Poi frazione, non, è un po' lontano, però per dire Menaggio. Menaggio non è proprio Lecco, lo so, però, è dall'altra parte del lago. D'altronde io partirei da Menaggio. Come cosa allora, più semplice. Lui dovrebbe andare a Menaggio. E però la frazione? No, la frazione niente, va a Menaggio. Ah, va a Menaggio poi e si muove di poco passa Lecco e poi va a Chiavenna. Esatto, è quello, cioè quello con l'ago di Como trova tutto. Menaggio, Lecco, Chiavenna. E poi non dico l'ultima perché è un po' forte. No, per me la puoi dire. Potrebbe andare anche bene in Liguria. Cabellano, in Liguria. No, ma che cosa? Liguria già è sul lago, spende meno, no? No, ma in Liguria. Ragazzi, allora dicetelo, Allora dicetelo. Dai. Ascolta, è così. Senti, però noi siccome banalità. Che banali. Siete dei banali. Siete le banane. Andate a San Lorenzo in banale. Allora dicevo, però noi abbiamo l'esperta e quest'oggi l'esperta è la signora Ludmilla Popescu, che è giornalista di costume presso la rivista rumena Gaura din Bucuresti. La parola Ludmilla Popescu, giornalista di costume presso il settimanale Gaura din Bucuresti. Caro defunto, e cioè, scusa, caro amico, è inutile che cerchi di capire di donna, perché non c'è niente da capire. Io immagino tua festa a Tristona, Camorta, con 82 anni. Più che feste, io penso che è uguale a Sagrada Tintiera che si tiene a mio paese, dove tutte mettono sua tintiera sul tavolo
Gli vendono a offerta migliore? Oppure fanno cutendiera musica come un hacker di Spagna? Certo che una donna, specialmente se ha meno di 60 di anni, non piace tutto questo. Le vuole andare a Sacra Sema di Maiale, dove porco fa di patrono. E musica si suona coi tamburi. Se poi tu frequentavi le donne di straniere che non parlano tua lingua, mi viene di pensare che fanno badanta e perciò è stanca di vedere dei vecchi. Magari loro ti hanno chiesto quello che tu non sai o non vuoi più dare, intendo di sesso, eh? Forse il gioco di prestigio che tu doveva fare era il gioco di levitazione. Questo gioco non ti riesce più nemmeno tanto bene. Allora, invece di lamentare che tua compagna non parla, impara a usare caramelle blu che ti alzano morale. E non disperare, tanto presto tu trovi anima gemella, magari parlando, ma che ci sente poco per non sentire due cavolate che dici, e che ci vede ancora di meno per non capire che a tristona camotta non c'è niente da ridere. Ciao Ludmilla. Il tuo cuore sta soffrendo? Scrivi a C'è posta per tre, Ivan, Alex e Claudio, con l'aiuto dei più grandi esperti in affari di cuore, sapranno come curare i tuoi dolori. Affidati a mani esperte, non rimandare. Se il tuo cuore soffre, scrivi a 3 per tutti, @gmail.com.